adesso c'è sta lo spartineve, invece prima tutti gli uomini facevano le strade con le pale, andavano lì alle porte dove non c'era, e invece adesso poi sta chiuso un mese che nessuno ti viene a aprire. Siamo diventati tutti cattivi. Come mai? E non lo so perché, sarà il benessere che ci ha fatto diventare cattivo. Però chissà, Chissà che cosa. chissà se ritorna, perché qua. Ricordare, raccontare, non dimenticare l'eredità culturale delle montagne. Ed è così che nasce l'idea di raccogliere testimonianze e ricordi di chi quelle montagne le ha vissute. Si tratta di un progetto europeo chiamato Rete Tramontana, quel vento che soffia oltre le montagne. È un modo per mettere l'attenzione sulla nostra identità, da cui veniamo e vogliamo sapere da dove veniamo. Questo periodo attuale di crisi ci impone di guardarci un po' allo specchio, capire se veramente i modelli che erano spacciati come vincenti e portatori di progresso ci hanno portato progresso, certamente molto benessere, certamente un tempo la vita era molto più difficile. Oggi abbiamo la fortuna di avere ancora dei testimoni di quel tempo in cui le strade erano di terra, in cui si partoriva con difficoltà, in cui spesso si moriva molto giovani. Non dobbiamo più fuggire da questa narrazione, ma dobbiamo averne piena consapevolezza per mettere sul piatto della bilancia ciò che abbiamo guadagnato e ciò che abbiamo perso. Un progetto nato nel 2012 e che si concluderà nel 2016, quando verrà presentato tutto il materiale raccolto, così da conservarlo e renderlo fruibile a tutti. Lavorare anche con un sentimento di urgenza, perché molte cose stanno tramontando, ma molte cose le riusciamo ancora a scoprire. Non tanto per mettere in un catalogo di una biblioteca o in una teca di un dipartimento universitario. Questa trasmissione va onorata e quindi alla videoregistrazione segue la realizzazione di film documentari, la realizzazione di incontri pubblici con le comunità e anche la creazione artistica contemporanea.